Ciao a tutti, oggi abbiamo avuto un importante incontro presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate per discutere dell'applicazione della legge 228-2012. Come Movimento 5 Stelle abbiamo voluto sostenere dei cittadini che avevano proposto, che avevano chiesto degli sgravi a nostro avviso spettanti di diritto. Questo percorso appunto di queste persone è stato da noi seguito nell'arco di un anno intero, avevamo già avuto degli incontri presso l'Agenzia delle Entrate, avevamo discusso queste posizioni e chiesto appunto l'applicazione di questa legge che in tantissimi casi, non solo in Sardegna ma anche in tutta Italia, ci risulta non essere stata applicata. Noi avevamo posizioni diverse, alcune per le quali non era pervenuta nessuna risposta da parte dell'ente creditore, così come cita la legge, e alcune altre nelle quali invece la risposta era arrivata da parte dell'ente riscossore, ovvero Equitalia, cosa che non è comunque accettabile perché la legge parla chiaro. Qualora appunto il contribuente non abbia ricevuto risposta entro 220 giorni da parte dell'ente creditore, quel credito non è più esigibile. Questo recita la legge e noi oggi, come Movimento 5 Stelle, in possesso delle deleghe di questi contribuenti, non abbiamo fatto altro che chiedere il rispetto della legge. Le risposte che ci sono arrivate finalmente dall'Agenzia delle Entrate a seguito di numerosi incontri, di una trattativa che, ripeto, è durata un anno intero, finalmente sono state positive perché oggi ci hanno garantito che questa legge verrà applicata e che quindi almeno per quella parte di contribuenti che non hanno mai avuto risposta da parte né di Agenzia delle Entrate e di Equitalia saranno applicati finalmente gli sgravi. L'importo di cui parliamo è di circa 270.000 euro, ma ripeto, rimangono comunque aperte tutte le posizioni di coloro che invece hanno ricevuto risposta da Equitalia, risposte che a nostro avviso non sono comunque accettabili. Sostanzialmente stamattina sono arrivato a Cagliari, abbiamo incontrato insieme ad Emanuele e tutti gli altri attivisti che si sono occupati in questi anni del punto civico anti-Equitalia che c'è a Cagliari. Ce n'è uno ormai in quasi tutte le regioni, grazie al lavoro di Emanuele, di Carlo Sibilia e di tante altre persone, di tanti altri attivisti, cittadini che, professionisti che si mettono a disposizione di coloro che finiscono nelle grinfie di Equitalia per aiutarli. Siamo andati all'Agenzia delle Entrate e abbiamo chiesto una cosa che in un paese civile non andrebbe neanche chiesta: l'attuazione di una legge, l'applicazione di una legge. Esiste una legge, la 228 del 2012, che dice, come diceva Emanuela, se tu finisci nelle grinfie di Equitalia, ma chiedi all'Agenzia delle Entrate di non pagare quello che ti chiede Equitalia, perché non è giusto, e l'Agenzia delle Entrate non ti risponde per 220 giorni, la legge dice che tu non devi pagare niente più. E questa legge non si stava applicando, cioè si stavano producendo una serie di questioni, di situazioni per i cittadini veramente infernali. Pensate che ci sono oggi cittadini che per 220 giorni gli si blocca il bancomat, gli si requisisce la macchina, gli viene espropriata la casa, quando invece l'Agenzia delle Entrate, non rispondendo, aveva fatto decadere il loro debito nei confronti dello Stato. È una questione di serietà. L'Agenzia delle Entrate e Equitalia non è che possono rispettare la legge solo quando devono rovinare un povero Cristo, devono rispettarla anche quando la legge va a favore del contribuente. E oggi abbiamo ottenuto questo risultato perché abbiamo fatto saltare oltre 270.000 euro di soldi che contribuenti, cittadini, non dovevano allo Stato per una legge dello Stato che non veniva applicata. Quindi, se possiamo dare un messaggio a tutti coloro che oggi si occupano di fisco, di Agenzia delle Entrate e di Equitalia, è fate rispettare la legge 228 del 2012 perché tutela i cittadini. Infine, Equitalia non è un ente di riscossione che mette al centro la persona, mette al centro il business, mette al centro gli agi, le more. Ci stiamo battendo senza aver aspettato una legge. Ci sono i punti civici SS Equitalia in quasi tutte le regioni. Noi in Parlamento proviamo ad abolirla. I nostri comuni mandano via Equitalia come ente di riscossione quando possono farlo. Ci stiamo battendo da anni contro Equitalia e sappiate che se arriviamo al governo di questo paese la elimineremo una volta e per tutte. Non come Renzi, che in campagna elettorale alle amministrative diceva di volerla eliminare e poi il giorno dopo le amministrative gli ridà il mandato ancora più forte in totale ipocrisia. Come sempre, non si smentisce mai questo Presidente del Consiglio, ipocrita fino alla fine, bugiardo fino alla fine.